Buonasera a tutti i presenti e ringrazio Don Dovico per l'invito alla partecipazione a questo convegno. Il titolo della mia conferenza, l'avete visto, è Il potere impuro e il sottotitolo rimanda a tre temi che poi commenteremo: totalitarismo digitale, desacralizzazione della vita, crisi nella Chiesa. Dico due parole sulle fonti più importanti che ho utilizzato, oltre ad articoli e saggi, diciamo, di minor spessore. Due testi che segnalo: Franklin Foer, World Without Mind, Il mondo senza mente, pubblicato negli Stati Uniti nel 2017, tradotto in italiano col titolo I nuovi poteri forti, da Longanesi nel 2018. Poi un testo pubblicato in Francia nel 2016 da Plon, dei due intellettuali francesi Marc Dugain e Christophe Lappé, L'homme nu, la dictature invisible du numérique, l'uomo nudo, la dittatura invisibile del digitale, noi diremmo, più che numerico. Poi negli atti ci saranno fonti più dettagliate. Ecco, siamo appena usciti dal secolo delle ideologie, il Novecento è stato chiamato secolo delle ideologie. E siamo abituati a pensare in termini politici e giuridici tradizionali, in termini in fondo ottocenteschi, otto-novecenteschi. Siamo familiari con una terminologia classica basata su parole come Stato, potere, impero, partito, confini, diritto. Tutti noi siamo ancora legati a questa concettualità, a questo linguaggio. E la realtà però, che cercherò di mostrare questa sera, è come anche questo insieme di concetti sta diventando inappropriato o incapace di descrivere fenomeni che stanno sorgendo e anzi sono già molto profondamente sviluppati. Quindi fenomeni di alterazione radicale di ogni idea tradizionale di Stato e di potere e di alterazione di tutto ciò che accompagna la statualità, il potere, come per esempio il diritto. Sta cambiando tutto e quindi dobbiamo, penso, come cattolici che vigilano su quanto accade, perché è un dovere questa vigilanza, abituarci a interpretare quanto accade in modo più sottile. Di fatto il rischio è non accorgersi che la rivoluzione digitale, che ormai è profondamente radicata, sta modificando in profondità non solo il mondo della cultura, o dei costumi, ma tutto, anche il mondo economico, politico e militare soprattutto, è ampiamente ormai legato a dinamiche che passano attraverso la rivoluzione digitale. Si sta instaurando, cioè, un potere a livello mondiale di nuovo tipo, un potere di nuovo tipo, che proprio perché è nuovo non è facilmente riconosciuto come tale e si rischia nel rapporto con la digitalità di rimanere ancorati colpevolmente a un giudizio di tipo moralistico, psicologistico, emotivo, superficiale, come se tutto fosse sempre solo legato al problema del rapporto del singolo con questo strumento opaco e poco capito, mentre appunto è in gioco molto di più. Questa è un po' la tesi che è sottesa al mio titolo. Un potere di nuovo tipo che non ha precedenti storici e che il titolo del nostro incontro evoca con il termine volutamente antipatico, rude, di potere impuro. Un potere che non ha confini identificabili, che è trasversale agli stati, polimorfo, stratificato e sfuggente, che è tanto più capace di imporsi con una presa ferrea sulle coscienze, sulle persone, quanto meno appare in tutta la sua forza immensa. Un potere che è liquido e cangiante, capace di penetrare capillarmente in ogni istituzione, pervadendola e trasfigurandola dal suo interno. L'istituzione crede di fare le cose che faceva prima, in realtà il medium digitale che utilizza per farle altera e sovverte, trasfigura negativamente, nichilisticamente il proprium del suo compito istituzionale. Un potere che agisce nella sfera sottile dell'influenzamento delle opinioni, dei sentimenti, dei desideri dei singoli e delle collettività. Un potere impuro dunque perché corrompe, inquina e distorce ogni costume, ogni cultura, ogni tradizione, la lingua stessa. E io amo ricordare una bella frase di Ellul: quando anche la lingua è prigioniera, allora tutto è prigioniero, tutto è catturato quando è catturato il linguaggio.
un potere impuro, perché lega a sé seducendo i semplici con la promessa di una libertà illimitata che si dovrebbe autoalimentare all'infinito, una libertà che dovrebbe crescere illimitatamente. Sappiamo, con gli studi di Nolte, Ernst Nolte spiega che tutto il liberalismo, il demone della modernità è il liberalismo, non è il comunismo, non è il nazismo, è il liberalismo. E il demone ideologico del liberalismo, sappiamo dopo gli studi di Nolte, che è basato proprio sulla promessa di una liberazione verso l'infinito, di una liberazione asintotica da qualunque limite. E la digitalità è proprio l'attuarsi della promessa dei regimi liberali 8-900, è il liberalismo compiuto. L'ebbrezza del navigare, che corrompe già il più semplice degli adolescenti, non è forse in fondo questa promessa che produce una febbre collettiva a cui pochissimi hanno i mezzi spirituali per sapersi opporre e per saper resistere ad essa. Questo potere che appunto seduce promettendo questa liberazione, ah, tanto sarà sufficiente che io faccia un uso moralmente retto dello strumento, che in realtà incatena quanto più si afferma. Una libertà che è sì reale, ma al tempo stesso proprio lei è una catena che avvolge in spire sempre più strette la persona che se ne giova senza cautele. Un potere impuro perché oppressivo come nessun altro, proprio in quanto nega di essere un potere e si maschera come un falso agnello, belante, innocente, pieno di buone intenzioni, pieno di buoni sentimenti, molto attento ai diritti dell'uomo, alla filantropia, pieno di grandi campagne benefiche, un potere appunto servizievole, innocente, che ha molte buone intenzioni verso coloro che opprime, coloro che si servono di lui e che egli opprime servendoli. Egli opprime servendoli. Un potere impuro, il potere impuro del mondo digitale, che sedurrà integralmente il mondo, presentandosi appunto come un dio servizievole e alla mano, carico di promesse messianiche irresistibili, e poi ve ne dirò alcune e capirete che davvero sono irresistibili e che non se ne può ridere troppo facilmente. Sono promesse molto, molto grandi e sono promesse che saranno mantenute e quindi sarà molto difficile, sarà misurata molto severamente la fede delle persone perché ci vorrà molta fede per opporsi a queste promesse. Perché questo potere non esigerà da noi, da voi, dai cristiani, almeno minimamente ferventi, di resistere all'oppressione, ma di resistere alla seduzione, di resistere a promesse a cui l'uomo molto difficilmente potrà resistere. Un potere impuro perché, per usare il linguaggio della teologia e della politica medievale, potestas regalis apostata, cioè un potere di reggere, potestas regendi, che rifiuta ogni incardinamento all'interno di una auctoritas sacrata e dell'alone di luce che solo una vera autorità avente a che fare col sacro può produrre. Dunque, come ogni potere che rifiuta di subordinarsi all'autorità sacrata, in ultima istanza di nostro Signore Gesù Cristo, un potere che produce di fatto il trionfo di un'immanenza assoluta del politico e sacralizza se stesso. Quando il potere rifiuta di riconoscere Dio, non est potestas nisi a Deus, nisi a Deo. Quando si nega questo nisi a Deo, ecco che allora il potere si sacralizza e presenta se stesso come Dio. Un Dio opaco, un Dio apparentemente benevolo, il Dio dell'Anticristo. Dio dell'Anticristo. Non c'è più il cielo, non c'è più alcuna trascendenza, è tutto qui. È tutto qui. E la rete è l'accesso a questo tutto, e questo tutto è l'infinito che bussa alla tua porta e che pulsa segretamente nel tuo cuore. E basta dirgli di sì. Ecco il potere digitale che si autosacralizza, seducendo. E quindi si annuncia un messianesimo secolarizzato, per usare la famosa categoria di filosofia della politica, un panteismo digitale inumano, totalmente corrotto e corruttore. E non sto parlando di cose che dovranno accadere chissà quando, ma di cose che sono già ampiamente dispiegate e che corrompono dall'interno il corpo stesso della Chiesa in modo violentissimo, violentissimo. Ebbene, partiamo con la prima sezione, abbiamo chiarito il titolo,
importante perché nell'inizio è raccolto in qualche modo embrionalmente già un po' il tutto. Potremmo quasi concludere qua la conferenza perché abbiamo afferrato, per così dire, il cuore, diciamo, pulsante del problema che stiamo cercando di fronteggiare. Però adesso cerchiamo di fare quella che Hegel chiamava la fatica del concetto, cioè di dispiegare in concetti articolati e fra loro collegati questo discorso, cioè cerchiamo di esplodere il nucleo di senso che ho rapidamente proposto a voi per ancorarlo a dati oggettivi, solidi, in un certo senso invincibili nella loro cruda realtà. Nel 2016, ma il dato, vi do quello del 2016, ma in sostanza si ripete con lievi variazioni percentuali ogni anno, sono stati venduti nel mondo 260 milioni di personal computer e tablet, ma il totale degli strumenti informatici è di circa 500 milioni, 435 milioni. Ogni anno quindi c'è una vendita di strumenti informatici che hanno accesso alla rete di circa mezzo miliardo di nuovi pezzi ogni anno. Nel mondo ci sono in questo momento 10 miliardi di computer, il totale è già ampiamente superiore al numero degli uomini, 10 miliardi. E gli utenti collegati a internet oggi sono 3 miliardi e 770 milioni, 3 miliardi e 770 milioni, quindi vuol dire una persona su due, bambini, vecchi, donne, anziani, malati inclusi, quindi il totalone, una persona su due statisticamente è collegata a internet. Ma avanza il progetto Loon di Google. Google gestisce progetti in pura gratuità, in pura perdita, diremmo, per decine e decine di miliardi di dollari. Come se noi potessimo stanziare, provate a immaginare, 20-30 mila miliardi di lire a fondo perduto per un progetto. Abbiamo a che fare con poteri smisurati di questo tipo. Ebbene, per darvi un ordine di grandezza, un aereo da caccia di quinta generazione, solo progettarlo costa 40 miliardi di dollari. L'oggetto più costoso sulla Terra oggi è una fabbrica di microprocessori, solo il plant fisico costa 20 miliardi di dollari. Ma queste ditte hanno fondi da investire a fondo perduto per decine di miliardi. Uno di questi progetti è il progetto Loon, di lancio di 11.000 palloni stratosferici a elio, orbitali, che permetteranno in pochissimo tempo il collegamento al 100% delle persone in tutto il mondo, in qualunque condizione di struttura fisica della rete. Cioè in pratica in qualunque punto del mondo ci sarà uno di questi giganteschi palloni Google che permetteranno il collegamento. In pochi anni anche tutto il terzo mondo sarà quindi completamente collegato e questo è importante capirlo perché il terzo mondo ormai in modo sempre più residuale, ha ampie sacche ancora arcaico, rurali, legate a valori e usi tradizionali. E l'arrivo del collegamento a internet avrà un effetto molto più grave in termini di corruzione e di degrado antropologico di quello che ha avuto la televisione di massa nell'Italia degli anni 50 e 60. Ci sarà quindi un genocidio culturale di proporzioni mondiali, perché popoli interi salteranno molti stadi intermedi per arrivare di colpo a questo regno, a questa droga collettiva che è internet, non avendo nemmeno le più piccole categorie per capire che cosa sta accadendo. Qualche dato statistico ci servirà, sono tutti, permettetemi di avanzare in modo un po' impressionistico, poi tireremo un po' le somme, sono dati che servono per capire l'ampiezza di quello che è in corso. Ogni minuto vengono scambiati 300.000 tweet, 204.000 mail a livello mondiale e ogni 60 secondi sono richieste 2 milioni di parole su Google a livello mondiale. Provate a immaginare i motori di ricerca e i server e gli algoritmi di Google, se in un minuto hanno 2 milioni di parole, quante ne hanno in un giorno, in una settimana, in un mese, in un anno e il livello di modellizzazione statistica che ottengono di quello che la gente cerca, vuole, desidera, sa. Provate a fare l'ordine di grandezza è questo. Anticipo un dato che poi non ci sarà il tempo di dire analiticamente. Google arriva con un anticipo immenso rispetto agli apparati sanitari più moderni
a dire dove scoppieranno le epidemie influenzali di qualunque altra malattia, perché attraverso questi milioni di parole digitate hanno algoritmi che annunciano che tipo di malattie colpirà in quale paese, in quale area geografica, a partire da che data, fino a quale, che fascia di età di popolazione. I medici lo sanno molto dopo. Ecco, cominciate a capire perché sta nascendo un potere immenso, immenso, che nessuno vede. Dov'è questo potere? Non lo vede nessuno, eppure c'è ed è molto grande. Nel 2002, per la prima volta, l'insieme delle informazioni digitalizzate a livello mondiale supera tutta la produzione analogica della storia dell'uomo. Analogico è tutto ciò, per capirci, che ha un supporto fisico oggettivo, il quadro, il libro, il monumento, l'opera musicale. Digitale è ciò che, pur lo stesso contenuto, viene trasformato in codice numerico binario 0-1 e sotto forma di bit imputato in un server. Nel 2002 c'è il superamento, cioè il digitale supera l'analogico totale del mondo, l'analogico totale del mondo. Fra il 2006 e il 2012, in 6 anni, la produzione di dati digitalizzati si moltiplica per 10. 2002 raggiunge l'analogico, ma a quel punto in 6 anni è 10 volte più grande del totale analogico. Però dal 2010, spero non facciate confusione, è una cosa in fondo interessante, semplice, ogni anno vengono immessi in rete una quantità di dati pari al totale analogico dal 5300 a.C. al 1990. Cioè tutto ciò che l'uomo ha fatto in tutta la sua storia, prima dell'era digitale, che possiamo datare a metà anni 80, inizio anni 90, è immesso in rete. Quindi c'è una crescita che sta diventando esponenziale, geometrica, impressionante. Questa mole immensa di dati include ovviamente non solo la Divina Commedia, l'Iliade, l'Odissea, queste cose belle, ma include soprattutto, perché lì saremmo contenti, se venissero prodotte 100 divine commedie nuove, altrettanto belle all'anno, sarei felicissimo, anche se sono digitali. No, non è questo soltanto. Sono soprattutto dati personali, sono l'enorme mole di dati personali che le persone producono, che voi producete anche solo telefonando allo zio, al fratello, all'amico. E questi dati vengono conservati, vedremo come e dove. Inoltre inizia a inquietare scoprire che l'80% dei database personali è controllato dal GAFA, dalle quattro aziende: Google, Amazon, Facebook, Apple, e qualcuno aggiunge la M di Microsoft, ma comunque dalle 4-5 grosse società che controllano il mondo digitale, le società della Silicon Valley, controllano l'80% di questa montagna di dati spaventosa che sta costruendoci. Quindi l'80% è in mano a 4 società. Di fatto, quindi, la rete, vedete, la rete che a noi sembra un mero strumento, che noi pensiamo sempre a partire dalla mera strumentalità, è quella cosa lì che c'è, devo avere l'accesso alla rete, la prima cosa di cui ci si preoccupa. Ed è uno strumento come la strada, come la ferrovia. No, questo strumento è in pochissime mani, queste pochissime mani hanno molto potere e queste pochissime mani controllano questi dati. Essenzialmente controllano i dati personali delle persone, foto, SMS, email, tutto, tutto. È un monopolio. Monopolio di cosa? Di big data. Perché questa montagna che vi ho fatto capire che cresce della quantità smisurata di dati che ho evocato prima, si chiama Big Data, la grande mole di dati, Big Data. Big Data è l'insieme appunto di tutti i dati emergenti che vengono incrociati incessantemente da acquisti, pagamenti, mail, chat, social network, letture su ebook, link di ogni tipo, abitudini ai consumi in rete, siti visitati, musica scaricata, film visti, tutto viene attentamente censito e catalogato, e questa montagna di dati è appunto big data. Vi do un piccolo dato statistico che mi ha colpito molto per capire le forze di cui parliamo. Quando si digita una parola su Google, per chiedere anche la cosa più banale,
facciamo un esempio, chiedo influenza 2018, una cosa banale. Google utilizza per rispondere in qualche millisecondo, darmi 1.200.000 pagine legate al tema, 100.000 indicatori incrociati fra loro, che si attivano attraverso l'algoritmo di Google, PageRank, e cercano. E l'energia elettrica e informatica, perché alla fine l'informatica è un flusso di elettroni, in definitiva, semplificando, su supporto un silicio. Per una sola parola, anche molto semplice, richiesta su Google, è pari al totale dei calcoli informatici fatti per mandare la missione Apollo, l'uomo sulla Luna. Il totale dei calcoli fatti per mandare l'uomo sulla Luna è utilizzato come energia informatico, elettrico, elettronica per la più semplice parola richiesta su Google. Per cui a noi sembra una cosa semplice, ma si muove qualcosa che se noi lo vedessimo, se noi vedessimo l'immensità rappresentata spazialmente dell'algoritmo PageRank, noi avremmo fisicamente paura. È qualcosa di difficilmente, l'uomo comune fa fatica a capire la grandezza di questa cosa, la potenza, la potenza. Bene, sono sempre premesse per poi andare a conclusione, non vi annoierò solo con una mole di dati così in fondo un po' alla fine noiosa. Per capire le premesse remote a Big Data, dobbiamo ricordarci della legge di Moore, legge base dell'informatica, qualcuno la critica anche, però legge che dice che ogni 18 mesi la velocità dei processori raddoppia, la loro dimensione fisica si dimezza, il loro costo si dimezza. Quindi ogni 18 mesi ho una potenza sempre più alta che costa sempre meno e occupa sempre meno spazio. Questo fa sì che cresce la capacità di archiviazione in modo straordinario. E vi do un dato oggettivo, negli ultimi 50 anni, cioè da oggi a 50 anni fa, la capacità di stoccaggio di informazioni dell'uomo è aumentata di 50 milioni di volte. 50 milioni di volte, non 50 volte, 50 milioni di volte. Gli archivi della Gestapo, ho fatto degli studi sugli archivi cartacei della Gestapo negli anni 30-40, centrale in via Prinz Albert Strasse a Berlino, un ex albergo trasformato in centrale operativa. Ci sono delle foto anche di questi archivi. Erano archivi a confronto elementari, 5 milioni di cartelline su 4 colori per cerchi di persone oggettivamente pericolose da arrestare in base al colore della cartellina, partendo dalle più pericolose per il regime fino a quelle meno pericolose per ondate successive di arresto. Era una misura preventiva per salvare il regime in caso di crisi. È un archivio cartaceo, elettromeccanico, complicatissimo, che va alimentato a mano con schede degli agenti in borghese, con le intercettazioni telefoniche. Sono cose arretratissime. Quindi sono come i verbali delle intercettazioni di Mussolini, che fu intercettato dalla polizia italiana perfettamente durante tutta la preparazione della marcia su Roma. Durante la marcia, dopo la marcia, la polizia leggeva tutto, stenografava e mandava al re per informarlo esattamente dei pensieri di Mussolini. Mussolini era completamente controllato, se non lo sapete io ho i verbali delle intercettazioni. Siamo nel 1922. Ecco, le capacità di archiviazione attuali sono 50 milioni di volte superiori, tendono all'infinito. Poi vedremo cosa si fanno con questo Big Data. Big Data, dunque, è l'insieme di tutte le operazioni che compiamo attraverso computer e altri strumenti digitali. È chiamato il nuovo petrolio, perché chi controlla Big Data, e sono pochissimi a controllarlo veramente, anche perché è molto complesso controllarlo, può estrarre immensi profitti, immense conoscenze sulle persone, immenso potere sulle persone, sui popoli, sugli stati. Si stima che solo negli Stati Uniti sia iniziato un fatturato di circa 9 miliardi all'anno da chi possiede Big Data a clienti interni selezionati, ma questo fatturato aumenta del 40% all'anno, cioè praticamente quasi si moltiplica e sarà uno degli elementi dell'economia del futuro più importanti. Questo nuovo petrolio è una materia prima, ecco, vi prego di un passaggio semplice ma decisivo. Questo nuovo petrolio, Big Data, che
che tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che voi fate con computer è eternizzato. Ho visitato il giorno 3 ottobre quei 12 siti, è eternizzato. Che cosa ho visitato, per quanto tempo l'ho visitato, cosa ho scaricato, cosa ho stampato, i minuti di permanenza su ogni sito e poi quando ho chiuso il computer l'ho spento. È registrato tutto, non solo astrattamente che ho visto quel sito, ma come, quanto, da dove. Perché è un nuovo petrolio? Perché è una materia prima, è una materia prima, fungibile, con cui posso fare tante cose, posso fare quasi tutto, come il petrolio. Posso fare la plastica, posso fare la chimica, posso estrarre molte cose, dipende da cosa voglio fare. Ma vale perché non è un dato inerte, è un dato che io posso modellizzare, che io posso elaborare, con cui io posso fare appunto molte cose. Seconda rapida osservazione, la prima legge di Moore, enorme aumento delle capacità di archiviazione. La seconda osservazione da capire molto bene, a molti di voi sarà già nota, mi scuso perché la ripeto, è il fatto che ogni apparato informatico, qualunque, telefonino, computer, tablet, ha un codice macchina. È una sorta di firma legata all'hardware, non al software, che non si può cancellare e che permette che ogni volta che noi facciamo una qualunque operazione sulla rete, sia lasciata la nostra firma, una specie di timbro che viene visto, viene archiviato e lega alla nostra persona quello che noi facciamo. È il codice macchina. Questo codice macchina fa sì che la rete, diciamo la rete non esiste, la rete sono, chi la controlla sono sostanzialmente 4-5 grosse società, parole povere. Quindi chi controlla la rete controlla Big Data. Chi controlla Big Data attraverso i codici macchina fa una cosa che ha un termine tecnico semplicissimo, che è la profilatura. La profilatura è fatta con software di tracciamento e profilatura, sono software di tracciamento che usa anche la polizia, software di profilatura, che significa, lasciatemi dire così la cosa, mi interessa farla capire, io non sono un informatico, ma voglio che capiate, voglio capire anch'io evidentemente. È come se ogni volta che io tocco la rete non è lì a farsi manipolare da me, il contrario, la rete è un apparato cibernetico sensibilissimo. La rete è come se fosse viva, sente benissimo che io l'ho toccata, vede cosa faccio, ma vede anche chi lo fa e addensa intorno al mio codice macchina o ai miei codici macchina molteplici che poi lega a una sola persona, a un solo profilo, perché sa benissimo che sono sempre io. È come se ogni volta che io sfioro la rete, guardo il meteo a Rimini il 28 ottobre, bene, io è come se la luce con cui chi controlla la rete vede il mio volto aumenta un po'. La rete, che diciamo così per comodità, chi controlla Big Data mi vede sempre meglio. Vede sempre meglio il mio volto, vede sempre meglio la mia anima. Vede sempre meglio la mia anima, i miei pensieri, le mie opinioni politiche, le mie opinioni di qualunque tipo, vede sempre meglio cosa faccio e chi sono. Mi conosce sempre meglio. Dunque io non posso mai toccare impunemente la rete, perché ogni volta che la sfioro, anche nel modo più minimo, con ciò stesso io cedo informazioni su di me. Io cedo informazioni su di me, che vengono costruite con degli algoritmi particolari di profilatura che conosciamo un po', che sono coperti da segreti molto forti, peggio che militari. Poi vi parlerò di quello di Facebook, vi verranno i capelli bianchi se non li avete già bianchi. Questi algoritmi quindi catturano il nostro più piccolo movimento in rete, lo catturano e il nostro volto è sempre più chiaro. Citerò poi la frase di uno dei direttori di queste grosse aziende che dice: conosciamo i nostri utenti meglio di come loro conoscono se stessi. Meglio. Dunque, la profilatura può essere sia personale, cioè io lavorando sul codice macchina posso estrarre un vero e proprio dossier e avere una carotaggio incredibilmente preciso sulla storia di una persona. Immaginate di vedere tutto quello che ha fatto in rete la persona negli ultimi 22 anni o 18 anni, ma non a caso, ma modellizzato, quindi per famiglie tipologiche, psicologico, caratteriali, culturali, sociali, per cui vedo
vedo il profilo che è molto più potente gestalticamente del vedere semplicemente cosa ha fatto empiricamente. Vedo un profilo gestaltico, una forma stilizzata e quindi chiarissima. Categorizzo, cioè so davvero cos'è quella persona. Ma l'uso più interessante non è questo, l'uso più interessante è la profilatura, diciamo, la modellizzazione sociologica, statistica. Cioè questi dati addensati a livello di 4 miliardi di utilizzatori permettono una segmentazione delle popolazioni in termini di attitudini, di politiche sociali, culturali, apertura a rotture di argini in campo bioetico che si capisce che si può usare. Perché? Perché vedono benissimo dalla profilatura, per esempio, dell'Italia, del Nord-Est, che comunque le vere opinioni profonde sono queste, che i veri costumi morali o sessuali sono questi. Vedono che al di là di ciò che viene detto le persone sono già pronte, sono già degradate, si può passare a una tappa successiva. Lo vedono perfettamente. Il cuore del problema dunque è che le industrie più ricche e potenti hanno come senza fine, non semplicemente a questo punto, che ne so, vendere prodotti all'utente, servizi, perché conoscono così bene l'utente o il cliente, o chiamatelo come volete, noi, che è inevitabile. Il fine di chi controlla Big Data è il controllo, l'influenzamento e la modellizzazione proattiva della mente delle persone che entrano in rete, che usano la rete. Cioè il potere è così grande che non basta più semplicemente sapere, e sapendo poter sviluppare campagne di marketing straordinariamente efficaci o cose di questo tipo, ma io inizio operazioni che poi vi descriverò, sono già state fatte, sono già state studiate, di modellizzazione proattiva, cioè io decido a questo punto come deve diventare la mente, diciamo così, della persona, non a livello individuale, a livello statistico, a livello sociologico, a livello di massa. E ecco che i maestri del Tavistock Institute andrebbero qui a nozze, e vanno a nozze con queste cose, sono all'opera, diventa possibile produrre paradigm shift, salti di paradigma, scientificamente predeterminati con un'esattezza quasi matematica. Perché dalla modellizzazione passiva so perfettamente com'è l'anima, fra virgolette sempre, l'anima di chi entra in rete, entro. Dopo poco tempo tutti i suoi segreti mi sono svelati. Quanti di voi sanno che per esempio tutte le telefonate in Italia su cellulari sono salvate su dischi ottici da sempre, possono essere processate, scaricate, stenografate, stampate in qualunque momento, ma non stampate linearmente, stampate dopo processazioni con parole chiave, dove metto 10 parole chiave in software potenti che estraggono le 12 telefonate in cui quelle parole ricorrono statisticamente. Fa la polizia, sempre. Ebbene, dicevo, queste industrie hanno i mezzi per controllare e modellizzare intenzionalmente le idee e la mente, appunto, del proprio utente, perché gli strumenti di comunicazione di massa precedenti, TV, radio, giornali, pur potentissimi, sono a un canale. Cioè io mando il messaggio, fido nell'influenzamento che produce ed è molto forte, ma non c'è il feedback, non posso raccogliere il feedback. Invece gli strumenti digitali, la digitalità, la sua potenza deriva dal fatto che una macchina cibernetica che raccoglie incessantemente feedback in modo in tempo quasi reale e quindi ha un ritorno che gli permette di mettere a fuoco molto meglio la natura e la persona dell'utente. Accelerando un po', abbiamo dunque delle big data, di per sé materia grezza che nessuno saprebbe utilizzare, ma ci sono dei grandissimi, sono chiamati cluster di elaborazione. Immaginate dei soldi di giganteschi imbuti digitali in cui degli algoritmi statistici trovano schemi e correlazioni dentro Big Data che sfuggono anche al più attento analista umano, al matematico più grande, specialista in analisi a matrice di schemi statistici di correlazione, sono le famose formule
nella scienza della probabilità, nella statistica, ci sono formule chiamate di correlazione. Il più bravo matematico non vedrebbe mai quello che vedono gli algoritmi di elaborazione statistica. Vedono, è una cosa quasi affascinante, ecco, è una specie di incantesimo, vedono nessi profondi, molto, molto rigorosi a loro modo, esatti, che nessuno può vedere, perché i dati sono troppi. Ci vuole una potenza di calcolo nell'ordine del miliardo di operazioni al secondo per riuscire a vedere ciò che può vedere solo questo algoritmo di calcolo. A volte vengono cose anche, se volete, sembrano banali, però sono esempi, non ci dicono tutto quello che vedono. Esempio più banale, più stupido. Hanno scoperto che tutti gli Stati Uniti, paese soggetto a tifoni, uragani, prima dei tifoni c'era una tendenza a comprare compulsivamente dolce alla fragola. Voi direte, ma cosa c'entra? Diciamo che non lo sappiamo, ma un algoritmo ha scoperto questo incredibile collegamento che nessun matematico aveva visto. L'ha visto questo algoritmo. Ho dato un dato volutamente banale, quasi ironico, ma fa capire che l'invisibile diventa visibile. Relazioni che l'uomo non vede, di colpo diventano evidenti. Netflix adotta a un ufficio con 400 ingegneri informatici dedicati solo a migliorare l'algoritmo che prevede quali nuove serie non ancora fatte piaceranno agli utenti. Sapete, producono decine e decine di serie a ritmo continuato di una qualità incredibilmente alta. Il cinema scomparirà, perché ormai queste serie hanno una qualità intrinseca, oggettiva, incredibile. Costano 300-400 milioni di dollari a serie, hanno costi enormi. E si prevede, con 400 ingegneri, si migliora l'algoritmo che dice adesso, fra 6 mesi in Germania andrà sicuramente bene una serie che prevede cannibalismo. Perché? Lo prevede un algoritmo molto sofisticato. Molto sofisticato. Un terzo degli acquisti su Amazon è indotto dagli algoritmi, dai consigli che l'algoritmo dà ai singoli utenti. Gli algoritmi sono totalmente opachi, cioè nessuno si accorge di loro se non quando appunto ne è colpito. Vi leggo una frase pronunciata da Tim Cook, amministratore delegato di Apple, il 24 ottobre, pochi giorni fa, ha detto: oggi l'uso dei dati personali, cioè di big data, è stato reso un'arma con efficienza militare, dove tutto, tra le nostre speranze e le nostre paure, è stato assemblato in profili digitali, dove le società digitali ci conoscono meglio di noi stessi, arrivando a mostrarci solo le cose che ci interessano, sino a punti di vista ormai limitati anche nelle notizie. Al netto dell'ironia che proprio l'amministratore delegato di Apple faccia, come dire, l'innocente e si lamenti di questo fatto che ha in parte provocato, le affermazioni sono vere. Cioè, ci conoscono meglio di come ci conosciamo noi. E sapete perché hanno questa superbia? Perché dicono meglio di come ci conosciamo noi? Perché ha fatto notare un grande direttore che l'uomo si dimentica le cose che ha fatto in rete, magari se le è dimenticate dopo tanti anni, loro no, loro conservano tutto. Tra l'altro stanno brevettando nuovi sistemi di archiviazione su strutture particolari, non conosco i dettagli, comunque strutture cristalline pentadimensionali che praticamente faranno durare milioni di anni i dati salvati. Prima c'era il problema della relativa volatilità del digitale, sarà risolto entro breve. Questa profilatura, quando è personale, produce, è cosa normale, abituale, dossier su politici o personalità pubbliche, per attaccarli, per fargli avere la magistratura, per qualunque motivo. Selezione del personale è già influenzata ampiamente da società specializzate nell'usare la profilatura che esce dalla rete, non il curriculum, e ogni altro tipo di fatto. Dunque, necessità di un'estrema prudenza. Quando si usa la rete, fin da giovani o giovanissimi, se si ha la sfortuna di aver iniziato a usarla da giovanissimi, ricordarsi che ciò che facciamo resta per sempre, non può essere cancellato, potrà essere usato contro di noi in qualunque momento. I GAFA, appunto le quattro grandi società che controllano l'80% di Big Data, mirano a dirci come agire, cosa leggere, cosa pensare,
cosa comprare, ma stanno già dicendo, per esempio, alle società editoriali come scrivere i libri e che trame sviluppare, perché c'è un feedback continuo. Amazon, soprattutto con gli ebook, raccoglie ogni segno fatto sugli ebook, ma anche i tempi di permanenza sulla pagina, la velocità con cui si gira le pagine, i punti in cui si interrompe un libro per non riaprirlo più, tutto viene segnalato con feedback automatici. Amazon processa, modellizza e poi vende a prezzo carissimo agli editori i dati. Quel romanzo non è funzionato per questo motivo, devi scriverlo in un altro modo. E questo vale per i giornali, vale per le riviste, per tutto. Sono software, non li cito a velocità di dopo, ma li cito adesso astrattamente senza dirvi il nome, che ormai nelle grandi redazioni dei giornali americani ci sono queste tabelle con dei software speciali che dicono istante per istante come sta andando l'articolo di ciascun giornalista, se va bene, se va male, se si sta leggendo, se invece va male. E il giornalista è tenuto immediatamente a cercare di scrivere in modo che l'indicatore di successo del suo articolo migliori. Questo produce un degrado spaventoso del processo informativo, che già noi vediamo, e svuota, appiattisce, pialla incessantemente come una gigantesca mola i processi informativi a livello mondiale. C'è un altro software proveniente da Big Data che segnala cosa sta per diventare topic, cioè cosa non è ancora topic, ma lo diventerà a breve, lo anticipa. E quindi i giornalisti si mettono immediatamente a scrivere su quel tema, tutti, a livello mondiale. Notizie che noi sembrano banalissime, stupide, un fatto accaduto in uno zoo, in un certo paese, le trovi su Corriere della Sera, su Le Monde, su il New York Times, su Washington Post, la stessa notizia, uguale, identica in tutti i giornali del mondo. Perché ormai siamo in un mondo uno, questa è la vera mondializzazione. Internet nasce come strumento militare negli anni 60, ARPANET, poi lentamente a metà anni 80 la rete militare viene separata dalla rete civile e con l'inizio degli anni 90 è nato. Servizi di intelligence americani e in subordine inglesi hanno controllato da subito le grandi società della Silicon Valley, che è dimostrato, non do i dati qui perché sarebbe lunghissimo, sono stati finanziati come start-up da banche legate alla CIA. La CIA ha una serie di banche che sono di fatto notoriamente legate ai servizi, sono banche di facciata, anche molto importanti se vi dicessi i nomi. Queste banche hanno finanziato le start-up nate nel garage eroicamente, no? Nascono tutte nel garage. E ovviamente non le ha finanziate a caso, le controlla e si può dire, guardate, non è un'esagerazione, dopo il caso Snowden, Cambridge Analytica, potremmo proseguire, di fatto mondo dei servizi, mondo di internet, mondo dei big data, mondo della Silicon Valley, non sono mondi diversi, sono un mondo. Quindi di fatto sono gigantesche operazioni intelligence che hanno perfezionato il sistema di spionaggio internazionale Echelon, che è un'altra cosa ulteriore, perché oltretutto le due grandi dorsali internet hanno un sistema di transito che passa quasi sempre anche dagli Stati Uniti e quindi sul piano spaziale c'è la possibilità di intercettare questo enorme flusso di dati che circola nel mondo. Delle osservazioni molto rapide, per sciogliere un piccolo enigma, ci avviciniamo al cuore un po' del nostro intervento. Non so quanti vi si sono mai chiesti perché proprio in California, vicino a San Francisco, la Silicon Valley è un grosso sobborgo sostanzialmente di San Francisco, è nata internet, è nata la digitalità, ci sono le grandi società GAF, a parte Amazon che è a Seattle, comunque essenzialmente San Francisco, la California, Silicon Valley sono l'epicentro mondiale di questo. Beh, non dimentichiamo che questi luoghi non sono luoghi qualsiasi, la California è la sede originale della controcultura, del movimento hippie, di tutto l'afflusso e influsso orientale indiano, quindi soprattutto buddismo e induismo, parte tutto dalla California, parte da Big Sur, dove viene fondato un centro, l'ESA, l'Istituto per lo sviluppo e il potenziamento umano, che poi è la radice remota della controcultura degli anni 60. Quindi è un mondo particolare, San Francisco è da sempre la capitale del movimento omosessuale mondiale,
Per esempio, la California è stato a lungo il luogo di produzione del 90% della pornografia mondiale, quindi è un luogo non qualsiasi, è un luogo avvelenato, un luogo particolare dove si addensa un potere immenso. E negli anni 60, in modo pionieristico proprio, un intellettuale, una serie di intellettuali, il più importante è Stuart Brand, che è il fondatore della controcultura negli anni 60 e che aveva appunto già a inizio anni 60 il mito dei pelle rossa e dei nativi come modello di vita comunitario più autentico. Il mito ecologico nasce da questo intellettuale, una visione egualitaristica e comunitaria della vita, di unificazione del pianeta, superando gli stati e i confini fra le nazioni. Quindi la controcultura hippie, diciamo, che nasce appunto in California negli anni 60, dove era già nata prima la cultura drogastica con Huxley, perché di fatto è la California che è il luogo in cui vengono messe a punto le droghe sintetiche, vengono sperimentate, propagandate, non è casuale che sia anche il luogo della rivoluzione digitale, cioè il luogo della rivoluzione terribile del 68 in ultima istanza, che è la California, ecco che è anche il luogo in cui è stato gettato il seme della rivoluzione digitale. E questa controcultura influenza molto profondamente più di uno dei grandi eroi del mondo digitale. Per esempio Steve Jobs era un seguace di questo eroe della controcultura, ne leggeva i libri e lo considera il suo modello, il suo esempio. Per cui se ci sono testimonianze interessantissime, i leader di queste grandi società hanno un atteggiamento che noi diremmo molto 68, vestono in modo informale, sono antigerarchici apparentemente e si sentono e pensano di essere effettivamente dei rivoluzionari. Ma se andiamo più a fondo, cosa scopriamo? Sto sintetizzando molto cose che non ho tempo di approfondire adesso. Scopriamo che il vissuto di questi grandi leader, penso a Larry Page, il fondatore di Google, o Zuckerberg, il fondatore di Facebook, hanno e danno consapevolmente una rappresentazione di ciò che stanno facendo, che si può definire in un solo modo, danno uno spessore religioso a ciò che stanno facendo, una religiosità particolare, vedremo appunto quale. In fondo tutte le ideologie sono religioni secolarizzate e anche l'ideologia, diciamo, della digitalità è una religione secolarizzata, ma è una religione. Cioè il mondo digitale ha i suoi vertici, non è un vertice solo di ingegneri, finanzieri, tecnici, così in senso astratto, ma sono persone ferventi, sono zeloti di una vera e propria, potremmo definire la setta religiosa, di cui adesso vi dirò i contenuti, cioè perché si pensano come i fondatori di una sorta di nuova religione secolare, religione totalmente immanentizzata, perché appunto ritengono di avere la chiave per dare per la prima volta nella storia all'uomo una nuova salvezza, una nuova vera salvezza. E questa è la parte che appunto affrontiamo adesso. Brand, questo teorico della controcultura, teorizza proprio, siamo negli anni 60, che il computer renderà possibile trasformare il mondo in un'unica gigantesca comune, la comune degli anni 60, della controcultura. Sarà tutto il mondo a essere reso una comune. E attenzione, già grandi esponenti nel mondo teosofico, esoterico degli anni 30 e 40, per esempio Wells, avevano parlato di un cervello mondiale che avrebbe unificato in modo crescente il mondo. E internet è pensata proprio così, come una sorta di mente collettiva a cui tutti devono partecipare e a cui tutti devono affidarsi con piena fiducia. Larry Page, il fondatore di Google, è un fervente sostenitore di quella che chiama l'intelligenza artificiale completa. Il suo massimo teorico è un ingegnere, un informatico che ha scritto un'opera a suo tempo molto famosa, The Age of Spiritual Machine, l'età delle macchine spirituali. E Kurzweil ha insegnato a Larry Page, ha fornito a Larry Page
Il tema chiave per capire Google, che è il tema dell'intelligenza artificiale completa. L'intelligenza artificiale completa è ciò che sta cercando Google, perché Google non è solo motore di ricerca, io faccio appunto le ricerche, ma è università private, semisegrete, centri di ricerca biologici, medici, farmacologici, che hanno mezzi incredibili, che hanno centinaia di dottori di ricerca, che producono teoria molto avanzata. Per esempio, si sta studiando a livello molto avanzato l'interfacciamento cellule neuronali biologiche silicio. Sta cercando, non così per gioco, si sta studiando come riuscire a fondere queste due dimensioni. E cos'è l'intelligenza artificiale completa? È il momento in cui, profetizzato per il 2040, l'intelligenza artificiale sarà così potente da poter risolvere qualunque problema. E si stima che l'intelligenza artificiale completa darà all'uomo 20 anni di aspettativa di vita in più. Porterà a una sorta di semi-immortalità. Pensate che Larry Page ha rinunciato a debellare il cancro in modo assolutamente lucido, perché dai suoi studi statistici, se il cancro fosse completamente eliminato, ha detto, ci dava vantaggi troppo piccoli, l'età media aumentava solo di 3 anni statisticamente. Se invece io lavoro sull'intelligenza artificiale completa, io allungo la vita, vedremo come, vi dico anche il modo, di 20 anni. Ecco le seduzioni che stanno arrivando, non sono piccole. Guardate che non scherzano per nulla. Per alimentare l'intelligenza artificiale completa è necessario scannerizzare tutti i libri della storia del mondo, operazione che è in corso. Hanno scannerizzato il 4% dei libri. È tanto. Mentre li scannerizzano, un'equipe di matematici e storici li processa con algoritmi sperimentali sempre più avanzati. Sapete cosa ha scoperto Google in questo centro di ricerca? Un gruppo di storici e matematici, interpellando il 4% dei libri, ha scoperto che dal 1860 fino al 1900 c'è la pratica scomparsa dalla parola Dio dal mondo, nei testi scritti. Non che non ci sia più, ma rispetto a prima c'è un improvviso, misterioso crollo. Voi direte, cosa se ne fanno di queste informazioni? No, questa è piccola, è quello che ci dicono, ma hanno anche molte altre informazioni sulle parole che scompaiono e che compaiono. Facebook ha 2 miliardi di utilizzatori, non so se lo sapevate, è un numero molto grande. E l'amministratore delegato di Facebook ha detto, per molti versi Facebook somiglia più a un governo che a un'azienda tradizionale. Abbiamo una grande comunità di persone e più di ogni altra azienda tecnologica siamo davvero in grado di indirizzare l'orientamento politico dei nostri utenti. Sapete che non casualmente è stato candidato, si parla di Zuckerberg come candidato alle prossime elezioni presidenziali, a 2 miliardi di utenti. E l'algoritmo di Facebook, ecco la cosa che voglio dire sull'algoritmo, era chiamato Edge Rank, adesso ha cambiato nome, non si sa più nemmeno che nome abbia, è un algoritmo di 60 milioni di righe di comando, l'equivalente di 2500 volumi di 500 pagine, che poi sono algoritmi che si autoalimentano, sono legati a schemi di sistemi esperti, a intelligenza artificiale, sono di una complessità incredibile. Ma l'algoritmo ha una pulsantiera di comando che permette aggiustamenti, modifiche di tante cose, come vengono messe le foto, quanto ingrandite, i livelli di luce, l'ordine delle notizie, quali notizie cancellare, quali libri promuovere, se far prevalere parole positive o parole negative. Fanno esperimenti continui con software, con server ciechi, cioè la persona crede di essere collegata al vero Facebook, è deviata su un finto Facebook di Facebook, dove lo sottopongono a esperimenti molto avanzati. Uno è stato studiato. Modificando l'incidenza di parole positive o negative ci si è accorti che cambia completamente l'umore o l'attitudine a guardare le cose delle persone. L'uso del linguaggio è il potere supremo. È il potere supremo. Quindi una cavia al laboratorio è più libera di un utente Facebook. Io anzi mi domando come possano esserci ancora utenti Facebook. Non so. E il potere è molto alto. C'è un'equipe semiclandestina di Facebook che supporta i politici. Ha gestito le elezioni 2014 di Modi in India.
e con bombardamenti di parole negative su Facebook. L'India ha un forte rapporto con Facebook. Ai candidati dell'opposizione, ai candidati anti-Modi, ha generato la vittoria di Modi. Quando ha vinto le elezioni Obama, c'è stata un'equipe di informatici legata essenzialmente anche a Google. Google è la società privata che ha reso più visite a Obama durante la sua presidenza, 128 incontri riservati con Obama. Ha mandato 1.300.000.000 di email riservate in modo perfettamente profilato e mirato a chi era indeciso fra Obama e il suo competitor, determinando lo spostamento a vantaggio di Obama. 1.300.000.000 di email, non a caso, ma profilate secondo il livello di indecisione, per colpire solo chi non era ancora di Obama. La politica tradizionale, voi capite che perde qualunque spessore, qualunque senso. Le rivoluzioni colorate, la sovversione del mondo arabo passa sempre regolarmente attraverso l'uso dei social network. Io a questo punto vado verso la conclusione e cito solo una frase prima di concludere, di Eric Schmidt, amministratore delegato di Google, che ha detto: sappiamo dove ti trovi, sappiamo dove sei stato, siamo più o meno in grado di sapere a cosa stai pensando. E questo di ogni persona che appunto accede a Google. Ora vado a concludere. Sistema di sorveglianza PRISM, non vi annoio, il sistema del Pentagono di controllo assoluto appunto attraverso la rete. Software di predizione, software al servizio della polizia, ci sono città negli Stati Uniti che già usano software molto avanzati basati su Big Data per prevedere le zone in cui accadranno crimini. C'è una mappa digitale della città con luci rosse che si accendono dove si produrrà il crimine statisticamente. Volevo spiegarvi come funziona questo software, non ho il tempo di farlo, mi basti dire che dove si attua questo software si dimezza il costo in serventi della polizia, perché con molte meno squadre vado solo dove statisticamente, in termini di calcolo delle probabilità, avrò un crimine. A Milano è già applicato un software di questo tipo, è la città sperimentale italiana. Ho letto i dati dei quartieri in cui statisticamente accadono i crimini, è interessante, non ve li dico. Ora, software di predizione medica, con orologi come Pavlov collegati a centri cardiologici che segnalano con cambiamenti della luce il tasso di probabilità di un infarto prossimo entro la settimana entrante. Lo deducono da, non solo dai battiti, ma si incrociano i dati con le parole che cerco, i sintomi di stanchezza, una enorme quantità di dati, il cambiamento dell'umore. Uniti questi dati da Big Data al battito cardiaco, l'infarto viene segnalato con alti tassi di esattezza prima che colpisca. Ma stanno avanzando software per anticipare l'esplosione di un tumore prima che sia rilevabile medicalmente, con nanoparticelle iniettate in circolo che con un sistema di reagenti particolari modificano sempre su un braccialettino il colore quando il tumore potrebbe innescarsi. Mutue e assistenza privatizzata sanitaria abbassata di costo o aumentata a seconda di quanto la persona accetta di essere sottoposto a questi controlli preventivi. Questo è già realtà, eh? È già realtà. Il software per la polizia si sta lavorando per arrivare a software previsivi con telecamere che registrano il tasso di sudorazione e l'anomalia nella frequenza del passo dei movimenti delle braccia, con coefficienti psichiatrici che segnalano un possibile stato pre-crimine. Quindi non ho solo dati statistici geospaziali, ma in più studiando il sudore e il tipo di motricità braccia-gambe anomali, dei range di anomalia psichiatrica e di pre-crimine, si può andare a colpire la persona con una gazzella che ritiene la persona sia in fase di pre-crimine. Quindi stanno arrivando, in Cina è previsto l'impianto di 770 milioni di telecamere a livello di grandi città cinesi. 770 milioni di telecamere per fare queste cose. A questo punto noi andiamo veramente a concludere. E io concludo molto semplicemente con due osservazioni, due, perché ci vorrebbero altre due conferenze per parlare di desacralizzazione della vita e di crisi nella Chiesa.
perché tutto il discorso fatto ha a che fare con la Chiesa. Siccome non ho questo tempo, perché sta scadendo il mio tempo, ho pochissimi minuti, io mi limito a due osservazioni. Perché tutto quello che ho detto, che è di fatto un regime totalitario digitale, è un regime totalitario digitale. Perché, per usare la famosissima definizione della Arendt in Le origini del totalitarismo, se il totalitarismo è essenzialmente il sogno di rendere l'uomo, la cui essenza è la libertà spirituale, la presenza razionale dell'uomo, il soggetto libero, dotato di volontà libera e di libera capacità di intendere e conoscere la realtà, il vero, il bello, il buono. Se l'uomo è questa, ha la ragione, questo sensorio della trascendenza, questo squarcio nell'opacità del finito che ci apre a Dio e all'ordine dell'essere, della realtà, della bellezza. E se nel far questo io sono libero, io ho una volontà libera di scegliere la trascendenza di Dio creatore e di scegliere l'adesione piena, ecco il vero nome della morale, il vero segreto della vita morale, all'ordine dell'essere. All'ordine dell'essere quale voluto da Dio. Se questo è l'uomo, il totalitarismo è il sogno di rendere l'uomo un fascio di reazioni totalmente controllato, predeterminabile e influenzabile in modo ultimo. E il totalitarismo digitale, proprio con la sua opacità, non è da nessuna parte, non lo vedo, invece è ovunque ed è nel cuore e nelle menti dei poveri adolescenti e non solo dei poveri adolescenti. Questo totalitarismo forse per la prima volta nella storia effettivamente si sta collocando all'altezza di questa sfida e non è più solo un sogno che possa questo mostro opaco, freddo, senza volto, eppure scimmia di Dio, onniveggente come Dio, stia spegnendo la libertà dell'uomo, lo renda opaco a sua volta, questi occhi dove non brilla più la luce del rapporto originario con l'essere, che non è solo la luce che deve brillare negli occhi del cristiano, ma di ogni uomo, anche del pagano, lo scintillio del rapporto con la verità e con la bellezza dell'essere e dell'esserci. Io vivo in mezzo a questo mondo così bello, così splendente, e questo si sta spegnendo. E la virtualità illusoria, onirica, allucinatoria, la digitalità sta sostituendosi integralmente all'ordine dell'essere, che evapora, e evaporando occulta e nasconde e rende opaco anche Dio e la sua idea, lo consuma. Lo rende inaccessibile, rende difficile pregare veramente. È un filosofo, François Hartog, lo storico, un filosofo, ha usato una bellissima categoria. La digitalità totalitaria produce il presentismo. Produce un presente puro, impedisce la storia, impedisce la memoria. E come dice Eliot, Thomas Stern Eliot, a cosa serve la memoria? A essere liberi. La più bella definizione di memoria che ci sia. Ma internet impedisce la memoria. La persona più pacata diventa un lupo famelico, assetato di notizie, di informazione, dell'ultima cosa che è successa. E in questa frenesia di sapere, anche in un certo giardino qualcuno ha promesso di sapere, smarrisco lentamente il così dolce, così luminoso, così semplice pulsare in me della vita, questo miracolo di ogni giorno. E nella mia vita il pulsare della vita di nostro Signore Gesù Cristo.